E bella a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video. Visto che nell'ultimo video mi avete scritto a Martina: ma perché in questo video non hai sbattuto le mani sulla scrivania? Avete ragione ragazzi, me ne sono dimenticata, quindi ho dovuto recuperare. Oggi ragazzi belli, siamo qui con un video di Fortnite, con una challenge. Una challenge che sul mio canale ancora non avevo portato. Siamo qui raga con la One House Challenge. Cosa andiamo a fare? Molto semplice. Deciderò una casa dove l'andare e io dovrò fare tutto il game con le armi che ho trovato all'interno di quella casa. Posso lootare in giro, diciamo, per le città, comunque in giro in generale, anche nelle persone che andrò ad uccidere, le cure o comunque le utilities per scappare, ma le armi devono rimanere solo e esclusivamente quelli della casa che appunto ho trovato. Prima di cominciare con il video ragazzi, vi invito da subito a lasciare un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, mi raccomando, e attivate la campanellina. E inoltre vi ricordo che mi trovate tutti i giorni in live sul mio canale Viola dalle 16:17 in poi, link in descrizione. Ma ora non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a giocare. Buona visione. Bene ragazzi, siamo in partita e come primo land per, diciamo, la casetta che ho scelto in questo caso è questa villa che non ha un nome. Di conseguenza noi le daremo un nome. Ok? Questo è il nome che daremo a questa villa. Quindi il copyright è nostro, nessuno ce lo può rubare ragazzi. Mi piacerebbe trovare due armi in realtà: AUG e il pompa a tamburo. Non voglio letteralmente nessun'altra arma, perché tanto vi ricordo che in questa challenge le utilities le possiamo tranquillamente lootare, sia se le troviamo per terra, sia dai nemici o comunque dai loot delle altre persone. Purtroppo credo che il posto non sia contest, perché ahimè non era proprio primo land. Però vabbè, intanto raga, lootiamo al volo. Cerchiamo di fare una cosa molto veloce e speriamo di trovare qualcosa di decente, così che possiamo appunto pushare. Lancia granate con le granate, che francamente non mi interessa per niente. Però vabbè, continuiamo a lootare. Magari avremo un po' di fortunella o fortunina. Spacchiamo di là. Ah, AK-47, l'arma più inutile che c'è attualmente. Che letteralmente col meta dell'AUG e dell'MK7, purtroppo la K è completamente inutile. Oh, AUG. Poi ci facciamo il big. Regà, purtroppo il loot stavolta ci è andata veramente male. Per essere la prima nostra One House Challenge, è veramente una merda. Guardate, c'è un'altra cassa, fermi. Ragazzi, la nostra speranza. Un SMG o un pompa. Un SMG o un pompa. Un SMG o un pompa. Un SMG. Sì, ma vieni cazzo. Sì. E anche la fiocina. No ragazzi, si vola, basta. Un'altra cassa. Vabbè ragazzi, sta villa di Hajbizintan è fortissima. Cecchino che sinceramente non ci interessa minimamente. Di conseguenza direi che questo raga è il nostro loot finale. SMG nuova, abbiamo la OG, abbiamo la fiocina e abbiamo le granate. Ora a sto punto direi di prendere e andare a pushare da qualche parte, perché sinceramente vorrei faidare. Quindi proviamo ad andare verso condotti confusi, che potrebbe esserci potenzialmente qualcuno. Attenzione, ci sparano. Allora, come prima preda molto easy. Non capisco perché mi segnava però altri piedini. Forse c'è uno sotto. Si può andare forse anche sotto da questa parte di qua. No, forse è solamente buggato ragazzi. A questo punto direi che possiamo andare comunque verso crocevia, perché in genere crocevia comunque è bella piena di player. Speriamo in questo caso, perché ho veramente tanta voglia di fightare con queste bellissime armi. Niente raga, a questo punto andiamo verso Tilted. Next stop, pinnacoli pendenti. Oh 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 oh. Ok, ce l'abbiamo ragazzi, ce l'abbiamo. È stato un po' complesso questo fight, perché ci ha anche distrutto il barrellone con le nade. Infatti è stato veramente uno stronzo. Bella giocata da parte sua, ma ovviamente ragazzi, poteva la mia fantastica occhettina, anatra, insomma quel cazzo. No, 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 altro player. Oh.
Ottimo, prendiamo il jetpack. Ci facciamo anche lo shieldone. Comunque, raga, quanto è ganza questa skin? Vi giuro, l'ho vista oggi per la prima volta. Infatti, subito mi è stata regalata in realtà da un mio iscritto che mi segue appunto in live tutti i giorni sul mio canale Viola. E ragazzi, me ne sono innamorata di questa skin. È bellissima, è veramente troppo, troppo, troppo bella. Ci sono i bot che stanno seguendo qualcuno. Non capisco però dove e perché. In realtà, ah, eccolo qui. Bene, easy, direi. Possiamo anche andarcene da qua. Prendiamoci le splash se ci sono. Ce le spariamo. Una, due, voliamo via. Io ragazzi, a parte tutto, spero davvero tanto che i video che comunque stanno uscendo ultimamente, ormai praticamente da qualche mese, vi stiano veramente piacendo. Non so se magari molti di voi probabilmente lo sanno, ma io in realtà streamo tutti i giorni sul mio canale Viola da praticamente più di 4 anni ed è letteralmente ormai... cioè è l'unica cosa praticamente che faccio in primis, ok, del mio lavoro. E anche perché ho sempre amato fare le live. Poi ovviamente ho anche questo canale mio YouTube bellissimo a cui tengo tantissimo ed è per questo che ultimamente mi sto impegnando davvero tanto. E sebbene non abbia magari troppo tempo, perché comunque dovete immaginare che io sto tutti i giorni live da anni, cioè nel senso tutti i giorni, da 4 anni consecutivi sono sempre live, letteralmente non mi assendo praticamente neanche quando sto male. Il tempo di fare altre cose ovviamente è veramente minimo. Però ho voluto comunque ritagliare del tempo per impegnarmi e fare comunque qualcosa di divertente anche qui sul mio canale YouTube, fare qualche video comunque particolare, delle challenge particolari, per comunque per intrattenervi quei 10-15 minuti di video e strapparvi un sorriso. E io spero ovviamente che questo comunque mio sforzo sia, diciamo, ripagato, ma ripagato inteso che vi stiano piacendo i miei video, perché letteralmente è l'unica cosa che a me importa davvero. Anche perché sono, ragazzi, i video neanche li farei, ve lo dico sinceramente. Li faccio perché per me è una passione, ci tengo tantissimo. Tengo tantissimo al mio canale, tengo tantissimo a voi. Quindi se lo faccio veramente perché mi piace quello che faccio. Quindi spero ovviamente che... insomma, spero vi stiate facendo. Ovviamente se dovesse essere così, ragazzi, mi raccomando, fatemelo sapere sotto nei commenti. E spolliciate già da adesso questo video se non l'avete ancora fatto. Ora però, direi di... cazzo... calma, ricarichiamo la OG, questo qua è morto. Ok. E andiamocene via con una bella slidata. Guardate come strusciamo il culo della nostra... che cos'è, raga? Un anatroccolo. Cioè, io la chiamo anatroccolo, però in realtà... oh. Ok. Easy kill, zero miss. Certo, lui era leggermente un po' fermo, però sinceramente a noi non ce ne frega niente. Finché riusciamo a fare le kill così, a noi va tutto bene, ragazzi. Eccolo, ragazzi. Ce la portiamo a casa, ragazzi. Siamo in una posizione purtroppo un po' brutta. Siamo già 4 player, quindi altri 3 nemici, ragazzi. Quindi potremmo vincere il game. Potrebbe essere la mia prima one house challenge che vinco, magari non con troppe kill. Quindi lì c'è un player. No, ho sbagliato, salvi. L'abbiamo spaccato, raga. Abbiamo letteralmente spaccato. Mamma mia, ragazzi. 1v1 situation per Martina. Riuscirà Martina a trovare l'ultimo nemico, avvistarlo e ucciderlo? Ci proviamo, ragazzi. Ovviamente il nostro intento è quello di vincere. Proviamoci, ragazzi. Ok. E vince! E vince la One House Challenge, ragazzi! La vince! Vince la One House Challenge, cazzo! Let's fucking go! Let's fucking go!
Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video e devo dire che per essere la mia prima One House Challenge è andata abbastanza bene. Abbiamo avuto molta fortuna nel trovare comunque le due armi che a me interessavano, che appunto in questo caso sono l'SMG nuova da combattimento e la OG, che sono secondo me le armi migliori da portare nella modalità senza costruzioni. Poteva andarci decisamente peggio, ma in realtà ragazzi siamo riusciti a portarci questa bellissima partita con una bellissima e succulenta vittoria reale, come prima challenge della One House, che in realtà non l'avevo mai fatta prima, quindi sono molto molto soddisfatta. Se questo video vi è piaciuto ragazzi, mi raccomando, spolliciate più non posso, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e fatemi sapere qui sotto nei commenti se vorreste vedere altri tipi di challenge particolari e magari proprio voi stessi datemi proprio delle idee. Detto ciò ragazzi, dalla vostra Croatomist è tutto, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella a tutti ragazzi.